Nella pratica di oggi in cui andremo a vedere come utilizzare la yoga wheel. Iniziamo in Balasana, quindi ci sediamo sui talloni cercando di distendere bene la zona del sacro verso terra. Allunghiamo le braccia in avanti, rilassiamo la testa, l'appoggiamo al tappeto. Inspiriamo ed espiriamo qualche istante profondamente. Lentamente possiamo provare a sollevarci con la testa e andare ad appoggiare le mani proprio sopra la nostra ruota, andando a muoverla avanti e indietro. Ovviamente seguiremo il movimento con tutto il corpo, quindi andremo a sollevare e ad abbassare anche i nostri glutei. Ovviamente continuiamo a respirare. Se sentiamo che le nostre spalle sono già belle sciolte, possiamo provare a rimanere in appoggio con le mani e a scivolare verso il basso con il petto e con la fronte, portando ovviamente i glutei perpendicolari al pavimento. Lentamente risaliamo e andiamo a portare questa volta la ruota dietro di noi, quindi iniziamo seduti con le ginocchia piegate, portiamo la nostra wheel dietro la schiena, restiamo in appoggio con i palmi delle mani, iniziamo a scivolare indietro premendo bene i piedi al pavimento e sollevando il bacino. Cerchiamo di tenere la testa controllata, quindi rivolgiamo lo sguardo in alto ma senza lasciarla cadere di colpo e iniziamo a scivolare con i palmi delle mani sul tappeto avanti e indietro. Cerchiamo proprio di andare a massaggiare la schiena. Se vogliamo, possiamo anche decidere di incrociare le mani dietro la schiena e continuare con le ginocchia piegate a distendere un pochettino le gambe e ritornare. Inspiriamo ed espiriamo anche qua. Immaginiamo di muoverci proprio come l'onda del mare. Ok, piano piano ritorniamo e andiamo ad appoggiare di nuovo i glutei al tappeto. Da qui spostiamo la ruota leggermente più in alto, quindi verso la parte più alta della nostra schiena. Rimaniamo con le ginocchia piegate, le gambe aperte quanto il bacino. Afferriamo da dietro la nostra ruota se vogliamo, oppure continuiamo a lasciare le mani al tappeto come preferiamo. Proviamo questa volta a distendere le gambe. Se riusciamo a andare ad afferrare la ruota, la afferriamo, altrimenti portiamo i palmi uniti sopra la testa piegando i gomiti. Lasciamo proprio che la forza di gravità faccia il resto. Manteniamo pure le ginocchia un pochettino piegate se ne sentiamo la necessità. Continuiamo lentamente con dei micro movimenti a massaggiare la parte alta della schiena, proprio la zona fra le nostre scapole. Ok, ancora un respiro qua e piano piano scendiamo, riportiamo glutei a terra. Ok, riprendiamo la nostra wheel, più o meno nella parte centrale della schiena, andiamo subito ad incrociare le mani dietro la testa ed espirando andiamo a chiudere i gomiti ad avvicinare il mento allo sterno, però rimanendo con la schiena in appoggio alla ruota, quindi sì, solleviamo le spalle, ma cerchiamo questa lunghezza comunque nella schiena, non andiamo subito a chiuderci. Ok, lo facciamo due o tre volte secondo le nostre necessità e poi piano piano andiamo a portare questa volta la ruota di nuovo verso la cima del tappeto. Noi ci portiamo come per la posizione quadrupedica, quindi con le ginocchia sotto la linea delle anche, tibie parallele fra loro. Uniamo i palmi delle mani e andiamo ad appoggiare praticamente i polsi e l'esterno delle mani alla nostra ruota. Proviamo a scivolare con la fronte verso il basso, andiamo proprio ad aprire tutta la zona
del petto, delle spalle. Piano piano ci muoviamo delicatamente avanti e indietro, muovendo leggermente ovviamente anche il bacino. Proviamo proprio a lasciarci trascinare verso il basso dalla forza di gravità, respiriamo sopra le tensioni che possiamo avvertire nelle spalle. Da qua piano piano ritorniamo, lasciamo la mano sinistra appoggiata sopra la ruota, quindi rimanendo con le gambe così come eravamo, portiamo a terra l'avambraccio destro e scivoliamo verso il basso anche con la fronte. Possiamo tranquillamente rimanere qui se è troppo, oppure scivoliamo con il braccio destro sopra di noi, poggiamo anche la tempia al tappeto, quindi lo sguardo è rivolto a sinistra. Continuiamo a lavorare sull'apertura e la distensione della nostra spalla sinistra. Cerchiamo di tenere il collo lungo, non ci chiudiamo. Se è troppo, ovviamente, un passetto indietro e rimaniamo in appoggio sull'avambraccio. Ancora un respiro profondo qua. Ci aiutiamo ovviamente con la mano destra che torna sotto la spalla. E andiamo a prepararci per cambiare. Questa volta è la mano destra che resta in appoggio. Avambraccio sinistro a terra, la fronte verso il basso. O se vogliamo maggiore distensione, scivoliamo con il braccio verso il lato opposto, appoggiamo la tempia sinistra stavolta al tappeto, andiamo a sbloccare bene le spalle, lasciamo andare tutti i pesi che ogni giorno ci portiamo addosso. Anche qua due o tre respiri profondi. Proviamo ad abbandonarci un attimo, a distenderci completamente. E piano piano riportiamo la mano sinistra in appoggio, avviciniamo la ruota a noi e ci risolleviamo. Sediamoci ancora un attimo in balasana, braccia davanti che si allungano verso la cima del tappeto e andiamo a rilassare la zona lombosacrale sui glutei. Piano piano ci ritiriamo su e ci portiamo seduti. Andiamo adesso a lavorare con la nostra gamba destra che rimane sopra la ruota in appoggio, quindi la gamba sinistra si piega verso di noi. La gamba destra la appoggiamo, la pieghiamo leggermente verso il busto e poi andiamo a spostare la ruota in avanti e indietro cercando di distendere il più possibile la gamba, senza esagerare ovviamente, non dobbiamo avvertire dolore. Possiamo portare le mani in appoggio alla ruota oppure alla tibia, alla caviglia, fin dove arriviamo. Non dobbiamo forzare nulla, cerchiamo di trovare il punto di allungamento dove sentiamo lavorare il corpo ma senza sentire dolore. E poi cambiamo, quindi questa volta la gamba destra che si piega verso di noi, pieghiamo il ginocchio sinistro, appoggiamo il tallone alla ruota. E anche qui andiamo a muoverci in avanti e indietro fino a cercare di distendere il quanto più possibile la gamba. Eventualmente poi lasciamo scendere anche il busto verso la coscia come prima. E non è detto che le due parti siano simmetriche, magari quello che da un lato viene molto più semplice, dall'altro è molto più faticoso. È normale. Se vogliamo possiamo mettere un attimo in pausa il video magari e dedicare qualche respiro in più alla zona che sentiamo un pochino più chiusa. E lentamente ritorniamo. Ok, ci sistemiamo un attimo, portiamo le ginocchia verso di noi, le mani sotto le ginocchia, inspiriamo, avviciniamo il busto alle cosce, espiriamo, arrotondiamo la schiena. Anche qua, due o tre volte, cerchiamo di scioglierci un attimo e poi andiamo a appoggiare entrambe le piante dei piedi sulla nostra ruota. La afferriamo con le mani e anche qui, come prima in maniera molto molto delicata, pian piano andiamo a distendere le gambe fin dove riusciamo. Possiamo tranquillamente mantenere le ginocchia leggermente flesse. Possiamo farlo in maniera dinamica oppure distenderci e abbandonarci alla posizione. Per questa variante di Paschimottanasana utilizzando la nostra ruota. Qualche respiro qui, qualsiasi sia la nostra variante del giorno.
lasciamo proprio distendere tutta la catena posteriore dai talloni fino alla cima della testa. E lentamente riportiamo le ginocchia verso di noi e scendiamo. Ok, ci sistemiamo un attimo. Ci sediamo per un istante a gambe incrociate, distendiamo bene la colonna, creiamo lunghezza, magari sciogliamo le spalle o il collo. E poi io mi sposto solo per mostrare meglio l'esercizio. Manteniamo una gamba piegata verso di noi e andiamo a cullare l'altra gamba. Quindi un ginocchio finirà nell'incavo del gomito e la pianta del piede verso l'avambraccio opposto. Lo andiamo a fare con una gamba e poi con l'altra. Andiamo a lavorare un attimo sull'articolazione dell'anca, la sciogliamo, la scaldiamo un attimino. La schiena rimane il più dritta possibile. Ok, e da qui ci prepariamo. Teniamo una gamba piegata come prima verso di noi e andiamo ad aprire, come stavamo facendo un attimo fa, una gamba, quella sollevata in questo caso. E io sono a specchio, ma sarebbe la mia gamba destra in questo caso, la lascio piegata con il ginocchio rivolto verso l'esterno e vado ad appoggiare l'esterno del piede alla ruota e da qui con le mani la avvicino e la allontano da me. Se mi sento già comodo nella posizione, provo a far scivolare le braccia sotto la gamba piegata, afferro la mia ruota e provo a appoggiare la fronte in appoggio o al tallone o alla ruota. Uno, due respiri qua e ci prepariamo a replicare dall'altro lato. Quindi in questo caso lascio la gamba destra a terra piegata verso di me, apro il ginocchio sinistro verso l'esterno, appoggio l'esterno della caviglia e come prima vado a scivolare avanti e indietro per andare ad aprire un pochino di più il mio bacino e le mie anche. Posso anche decidere di portare le braccia dietro la schiena per mantenermi in posizione ben dritta oppure afferro la mia ruota verso il basso e vado ad avvicinare la fronte al mio piede. E lentamente ritorno. Se ho bisogno un attimo di sciogliermi, mi muovo tranquillamente, faccio qualche respiro profondo e da qui andiamo a portarci in affondo con la gamba destra che scivola in avanti. Pieghiamo il ginocchio che rimane allineato con la caviglia e andiamo a cercare la nostra apertura con la gamba sinistra che scivola indietro. Senza forzare anche qui, portiamo le braccia sul ginocchio destro, le mani scusate, sul ginocchio destro, allunghiamo bene la cima della testa verso l'alto. Avendo l'appoggio proprio sotto la nostra coscia, della nostra ruota che ci sostiene, possiamo tranquillamente abbandonarci nell'affondo, andando a sciogliere profondamente il nostro psoas. Posso anche alzare le braccia verso il soffitto ed espirando spingere i gomiti verso l'esterno. Qui ognuno può sperimentare qualsiasi variante che preferisce. Da qui portiamo il piede destro un pochino più verso l'esterno del tappeto, quindi sposteremo anche la nostra wheel e possiamo portarci con le mani o addirittura gli avambracci a terra per la nostra lizard pose. Eventualmente possiamo anche scegliere di appoggiare le mani o gli avambracci a dei supporti, libri, blocchetti, quello che avete in casa. Lentamente distendo di nuovo la schiena e posso questa volta, mantenendo la gamba destra verso l'esterno del tappeto, andare invece in appoggio con le mani sulla mia ruota per una maggiore distensione della schiena, quindi scivolo in avanti con tutto il busto e magari di nuovo mi riappoggio con gli avambracci al tappetino e utilizzo la mia wheel come supporto per la mia fronte, la mia testa.
Lentamente ritorniamo. Un paio di respiri qui, cerchiamo di avvertire la differenza tra un lato e l'altro del corpo, se percepiamo qualche diversità, qualche sensazione particolare. E questa volta portiamo la gamba sinistra in avanti. La nostra wheel in appoggio come prima sotto il ginocchio. Calibriamo bene il nostro affondo, ci centriamo, scivoliamo al centro di noi stessi, inspiriamo sul busto, sulle braccia, espiro, piego i gomiti, apro bene il petto in avanti. E di nuovo da qui posso portare le mani in appoggio sul ginocchio o sul bacino e rilassarmi nell'affondo. Andiamo a lavorare contemporaneamente sui flessori dell'anca e sul nostro psoas, il nostro muscolo dell'anima. Lo andiamo a sciogliere, a rilassare. Lasciamo un po' respirare questa zona che andiamo solitamente a stressare durante il giorno, dove andiamo ad accumulare tensioni, ansie. E da qui, come prima, possiamo aprire il piede e la gamba sinistra verso l'esterno del tappeto, in appoggio sulle mani o sugli avambracci, all'interno della gamba, Lizard Pose. Se preferiamo, ovviamente potremmo usare la wheel invece per andare in appoggio con le mani o gli avambracci e distendere anche la schiena in avanti. Ognuno scelga la variante che preferisce. O magari di nuovo una piccola pausa al video e si vanno a sperimentare tutte le varie possibilità. Cerchiamo di giocare un po' anche con la pratica. E piano piano ritorniamo. Da qui ci sediamo un attimo sui talloni. Una mano al petto, l'altra all'addome. Chiudiamo un attimo gli occhi, dei respiri profondi. Riconnettiamoci con la nostra presenza al tappeto, col nostro respiro addominale. Guidiamo l'aria fin sotto l'ombelico, l'addome si apre. E l'ombelico torna verso la colonna per accompagnare l'aria verso l'esterno. Magari possiamo incrociare un attimo le mani dietro la schiena, aprire bene il petto ed espirando sciogliamo. Abbiamo portato l'attenzione al nostro addome perché andremo a lavorare proprio per rinforzare il nostro core. Quindi ci portiamo, come per il cane, a testa in giù, a faccia in giù, oppure addirittura direttamente in panca. Andiamo ad appoggiare le mani sotto la linea delle spalle e saliamo prima con un piede e poi con l'altro sulla nostra ruota, sul dorso del piede. Da qui, forte l'addome, andiamo a salire con i glutei, con il sacro verso l'alto e avviciniamo la ruota a noi. Lo facciamo per 5 o 6 volte. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Cerchiamo di portare proprio le anche sopra le spalle. Questo ci aiuterà anche ad iniziare la nostra pratica per le inversioni, sia rafforzando proprio tutto il corpo, in particolare l'area addominale, che abituandoci a questa sensazione in cui le gambe si sollevano verso l'alto. Molto lentamente, facendo attenzione, scendiamo con i piedi, camminiamo indietro con le mani e questa volta di nuovo andiamo a distendere un attimino la schiena in avanti. Ok, pieghiamo un attimo le ginocchia, di nuovo andiamo ad allungarci come prima per Balasana, glutei verso i talloni. Scivoliamo con la fronte verso il tappeto, lasciamo le braccia distese, vediamo come adesso riusciamo già ad entrare nella posizione in maniera molto più semplice rispetto a prima. Lentamente adesso andiamo invece a sperimentare una piccola variante di Virasana, quindi portiamo la ruota in maniera orizzontale e la utilizziamo per sostenere i nostri glutei nel caso non siamo già abituati a sederci proprio fra i talloni. Le ginocchia qui restano piegate, i piedi si avvicinano a noi. Siamo un attimo qui per vedere se avvertiamo eccessivo dolore o tensione nelle ginocchia. Se questa è la situazione, semplicemente rimaniamo dove siamo oppure ci portiamo un attimo come prima in Balasana, cerchiamo di rilassare un attimo le zone più in tensione. Altrimenti ci sediamo direttamente con i glutei fra i talloni, portiamo la ruota dietro la schiena e
E apriamo un attimo le braccia verso l'esterno, lasciamo andare anche lentamente il capo indietro. Apriamo tutta la zona del chakra del cuore, della gola. Dei respiri profondi qui. Se già avvertiamo sufficiente allungamento, qui rimarremo. Eventualmente possiamo distendere le braccia dietro e provare ad agganciare la ruota con le mani tenendo i gomiti piegati, altrimenti, ma questo solo per chi ha già un'ottima flessibilità della schiena, possiamo provare piano piano a scivolare sempre più indietro con la ruota, cercando idealmente di portare la cima della testa verso terra. Possiamo anche provare eventualmente all'inizio a puntare le dita dei piedi per spingerci leggermente più indietro fino a portare i gomiti a terra. E poi magari quando siamo qui lentamente riportare il dorso dei piedi a terra e ricercare la stessa apertura. Questa è una flessione all'indietro molto molto intensa, rischiamo di farci veramente male, quindi evitiamola in tutti i modi se la nostra pratica non è già avanzata. Non proviamo cose così per il gusto di, perché veramente rischiamo di farci tanto male e non ne vale la pena. Lo yoga è amore e rispetto, non dobbiamo lavorare nei circhi o praticare acrobazie, stiamo semplicemente praticando yoga. Molto lentamente torniamo, ci portiamo un attimo in Balasana, lasciamo rilassare i muscoli, distendiamo la schiena. Le mani possiamo portarle verso i nostri piedi, magari si agganciano. Rilassiamo un attimo anche la zona cervicale. Proviamo a rimanere in ascolto del respiro e delle sensazioni che sentiamo muoversi nel corpo a livello energetico, magari semplicemente più fisico. Piano piano ci risolleviamo, io recupero la mia ruota che nel frattempo se n'è andata. Ok, ci sistemiamo nuovamente con la nostra wheel dietro di noi, ci sediamo al tappeto, ginocchia piegate, piedi ben puntati e gambe aperte quanto il bacino. Da qui andiamo a scivolare indietro anche con le braccia e proviamo a portare i palmi delle mani a terra, quindi vicino alle orecchie fondamentalmente, cercando di stringere i gomiti uno contro l'altro, cerchiamo di non aprirli troppo. Da qui, se vogliamo, puntando forte con i piedi, possiamo sollevarci direttamente verso l'alto per Chakrasana, la nostra reale wheel pose, e cerchiamo di distendere le braccia e spingere fuori il petto, lasciamo libero il nostro cuore. Chi vuole può provare a distendere un pochettino le gambe. 3 o 4 respiri qua e lentamente scendiamo, prima con i glutei, molto lentamente, pieghiamo i gomiti, riportiamo in appoggio pian piano tutto il corpo al tappeto. Ok, da qui andiamo a portare le gambe leggermente divaricate, puntiamo bene le dita dei piedi e facciamo scivolare la nostra wheel avanti e indietro, scorre fra le nostre gambe, quindi con la schiena andremo a portarci dalla posizione perpendicolare al pavimento a quella più distesa in avanti. Andiamo un attimo a sciogliere la nostra colonna, lo facciamo 4-5 volte anche qui. E adesso andiamo a lavorare un attimino su Navasana, quindi infiliamo i piedi all'interno della ruota, con le mani afferriamo l'altra estremità e cerchiamo di sollevarci proprio come nella posizione della barca. Questo ci aiuterà a mantenere la schiena ben dritta, quindi senza curvarci indietro come spesso succede. Se qui siamo già abbastanza comodi, andiamo ad afferrare la ruota nella parte centrale invece, quindi scorriamo con le mani in avanti. Le ginocchia all'inizio chiaramente potranno rimanere un pochino piegate. Ed espirando andiamo a sciogliere. Anche questo può essere un esercizio utile nel caso ancora non riusciamo a tenere Shavasana con il giusto allineamento, magari la schiena rimane sempre un pochino troppo curva. Da qui andiamo a portare la ruota
Facciamo scivolare in realtà la gamba destra all'interno della ruota e accavalliamo il piede destro oltre il ginocchio sinistro che invece rimane disteso. Portiamo le mani in appoggio al ginocchio, inspiriamo, ci solleviamo in alto ed espirando ruotiamo verso destra. Quindi la mano destra ci sostiene nella torsione. E la mano sinistra, il braccio sinistro in realtà si appoggia proprio alla nostra wheel. Questo ci permette di avere un appoggio per poter cercare di ruotare ancora un pochino di più. L'ombelico alla colonna, dobbiamo fare spazio per questa torsione e lentamente ritorniamo prima con la testa e poi con tutto il busto. Cambiamo gamba, quindi infiliamo la sinistra nella wheel. Andiamo a piegare questa volta la gamba sinistra. Portiamo il piede all'esterno del ginocchio della gamba destra che resta distesa. Un inspiro, allunghiamo la colonna in alto, espiro, ruoto a sinistra. Qui il gomito destro o tutto il braccio destro va in appoggio alla ruota. Lo stesso cerchiamo di vuotare bene l'addome, l'ombelico spinge la colonna, creiamo spazio e godiamoci la nostra torsione. Andiamo a massaggiare profondamente gli organi interni. E appena ritorniamo, quindi prima con la testa e poi con il busto, anche la nostra spina dorsale avrà una sferzata di nutrimento maggiore. Ok, da qui andiamo ad appoggiare le piante dei piedi alla ruota che andremo ad afferrare con le mani e possiamo mantenere anche qui, come sempre, le ginocchia leggermente flesse oppure distendiamo le gambe e avviciniamo la fronte verso le ginocchia. Al prossimo inspiro lentamente ritorno, mettiamo adesso da parte la nostra wheel e ci sistemiamo in appoggio al tappeto per qualche istante in Shavasana. Allunghiamo bene il corpo e rimaniamo in rilassamento e in ascolto del respiro. Io spero che questa pratica vi sia piaciuta, vi possa essere utile e possiate personalizzarla ovviamente secondo le vostre esigenze. Ci vediamo alla prossima. Namaste.